un dialogo tra uno scrittore e un fotografo. Una mostra d'arte che parte da una storia scritta e diventa una storia illustrata. Il risultato è La Bugia, in scena alla Galleria Red Stamp Art di Amsterdam. Il progetto coinvolge da una parte il torinese Luigi Cerutti, curatore d'arte contemporanea, autore della prosa che dà il nome all'esposizione, La Bugia, e dall'altro Luciano Bobba, art director e artista, che ha avuto il compito di tradurre in modo personale il testo attraverso una serie di scatti, 9 per la precisione, realizzati grazie al suo iPhone, che utilizza per fotografia da ormai 3 anni. La storia ruota intorno a un soggetto protagonista centrale, una piccola statua di ceramica, che viene considerata un tesoro, un capolavoro, un vero pezzo da collezionismo, ma poi nel corso del racconto si scopre un'altra verità. Questa storia di eredità va avanti fino a quando, come tutte le linee di sangue, si interrompe. L'atto della vendita si scopre in modo abbastanza, senza aver avuto segnali precedenti, si scopre che questo oggetto è del tutto falso e non detiene alcun valore economico. Ho iniziato a scattare delle foto che potessero interpretare questo bellissimo racconto e ho fatto tutto con iPhone, e con diversi scatti che poi sono stati assemblati insieme. Alcuni sono scatti unici e alla fine con 9 immagini ho cercato di ricostruire la storia che Luigi ha scritto. Ci sono voluti 12 mesi di lavoro prima di dare corpo alla mostra a progetto La Bugia. L'allestimento formale di immagini e parole negli spazi espositivi della Galleria Olandese, nel cuore del quartiere di Rusland, è specializzata nella contaminazione tra fotografia e arte contemporanea. È affiancato a un vero libro d'artista, che raccoglie le 9 immagini in un formato confezionato per l'occasione.